Emiliana Cantone. Buongiorno Emiliana. Buongiorno. Bellissima. Emiliana, parlavamo prima, telecamere spente, non è sempre colpa delle donne, come dicevamo, è quasi un'ammissione di colpa. Assolutamente sì, anche perché diciamo, cantando prevalentemente per le donne, non raccontando un po' le storie delle donne, come ti stavo dicendo, siccome gli uomini ci accusano per qualsiasi sempre problema, insomma, qualsiasi cosa è sempre colpa nostra, diciamo che in questo disco un po' l'ho ammesso e un po' mi sono difesa, un po' mi sono nascosta, diciamo così, anche per la foto che abbiamo scelto. Però è un album, secondo me, di gran crescita professionale, anche insomma a livello artistico vero, ma anche a livello personale, perché poi negli anni è normale che con il passare degli anni e quindi anche del gusto personale, della personalità, è inevitabile che ci sia un cambiamento. Mi auguro positivo, perché poi probabilmente per me ogni anno è sempre un disco migliore dell'altro. Però, insomma, mi devo impegnare un po' di più per l'anno prossimo. Il più bello è sempre il prossimo, chiaramente. Esatto, questo ti volevo dire. Però la domanda che volevo farti è questa: tu nel tuo privato quanto ti senti attaccata e se ti senti attaccata dagli uomini, colpevolizzata? No, oddio, penso che un po', diciamo, in qualsiasi rapporto, proprio nella... Sì, è una provocazione, onestamente. Però è anche vero che, diciamo, anche se fosse sempre colpa nostra, sicuramente le donne hanno uno spirito di adattamento, un po' anche di perdono molto più facile dell'uomo, diciamocelo. Poi, ovviamente, casi a parte, però è sempre così. E quindi in questo album ci sono assolutamente tutte le sfaccettature e le personalità di una donna, anche questa volta peccatrice, in che senso? Anche se magari ha creato lei il danno. Sì, nei vari titoli leggo poi una serie anche di conflitti rispetto al titolo principale, perché sì, voglio sempre te, voglio ancora te. Quindi... Però qualche volta è stata lasciata. Qual è la Emiliana di tutte queste qua? No, è assolutamente un po' tutte, perché io nei testi, nelle canzoni che canto, c'è assolutamente una mia appartenenza, proprio, anche se non mi è capitata una situazione, per dire, ma me le sento assolutamente mie e canto tutto quello che magari io riesco a provare. Se la storia si distacca molto dal mio pensiero, preferisco cambiare il testo o comunque adattarlo. È giusto che da cantatrice, da interprete, dover cantare anche un po' tutti i tipi di storie per cercare di raccontare le storie delle persone, però è anche vero che deve avere un minimo di appartenenza al pensiero mio personale. Allora Emiliana Cantone, non è sempre colpa delle donne, un fiore nascosto dietro a un altro fiore. Grazie. Grazie a voi.